macchine impazzite oppure fesserie degli scemi. Ho visto entrare nelle guardie della città. È incredibile. Meridiana. Capitano Balan, la guardia alla porta ha detto che sei stato a Meridiana. Cosa mi aspetta sulla strada? Niente di buono. Sempre più macchine. E gli esploratori ne hanno viste anche di corrotte. Sarà dura difendersi. Resta sui sentieri, sono i più sicuri. Ma dopo quello che hai fatto alla porta, dubito che ti spaventi. Buon per te. Potrei approfittarne se non ti dispiace fare un salto a est. Non dovrei chiederti un altro favore dopo ciò che hai fatto, ma... posso darti delle risposte, se hai bisogno di sapere qualcosa sul dominio. Che cosa ti serve? Ho spedito diverse pattuglie a est per controllare le macchine corrotte. Hanno tutte confermato le mie paure, così ho chiuso le porte. Ma sembra che ci siamo dimenticati di qualcuno nel farlo. Walid, dille tutto. Ci hanno attaccato vicino a un villaggio Nora abbandonato, signore. La Kira ha detto di ritirarci, ma poi ho perso di vista gli altri. Hai mai visto una donna Nora, soldato? Mostra rispetto, parla con lei, non con me. Per la Kira è importante tornare a fare rapporto, e così ho fatto. Mi dispiace averli lasciati indietro. Le porte sono di nuovo aperte. Manderò qualcuno a cercarli. Com'è la situazione fra la vostra tribù e Inora adesso? Il Re Sole vuole la pace. E così le matriarche, pare. Ma questo è molto difficile. Sono tribù orgogliose. Io devo assicurarmi che non ci siano provocazioni dal dominio. Soprattutto ora che... beh... la tua gente deve riprendersi da questo attacco. Che posto è questo? Torre Giorno segna il confine orientale dei Karja. Una sorta di stazione di sosta, con una pessima reputazione tra la tua gente. Durante il regno dell'ultimo Re Sole, molti Nora furono catturati, per poi essere portati a Meridiana e sacrificati. Ma ora è passato. Il Re Sole Avad mi ha incaricato di garantire che i Karja di questo avamposto rispettino i Nora. Com'è Meridiana?
È un posto diverso, una città viva. Niente in confronto al regime del re Sole Jiran. Il nuovo re Avad ha fatto il possibile per garantirlo. Ha abolito la schiavitù. E c'è il Cerchio del Sole, una nuova alleanza con gli Oseram. Ora è un monumento ai caduti. Mi sembra di capire che approvi il nuovo re Sole. È stato scelto dal Sole. E dopo 10 anni di guerra al dominio serve una luce tenue, non abbagliante. Il re Sole Jiran prediligeva la violenza. Per il re Sole Avad è l'ultima scelta. Chi lo denigra lo sa. C'è chi dice che sia un debole. No. La pace è forza, come dimostra il sole. Così Karja e gli Oseram sono alleati? Dura a credersi, ma è così. Il re Sole Folle Jiran li ha tormentati per anni. Avad li ha portati dalla sua. Con una mano, certo. Ersa ed Erendr l'hanno aiutato. Due fratelli Oseram eccezionali. Hanno liberato Meridiana. Ho marciato con loro. Ho scalato il versante nord con i miei. Ho preso il Tempio del Sole. E ho messo in fuga Geppi e sacerdoti di Jiran. Ora si vedono molti Oseram in città. E si sentono perché litigano spesso. Un Oseram di nome Olin è passato di qui? 2 volte. Era nella delegazione reale per Inora. Sono andati e venuti da qui. Hanno riferito di un feroce attacco al vostro popolo. Le mie condoglianze. Sai dove si trova Olin adesso? Non saprei, ma si dirigeva a Meridiana, ne sono certo. Vanno tutti a Meridiana. Vedrò che posso fare con chi è scomparso. Te ne sarei grato, ma non quanto Walid. Capito, sciocco? L'hai scampata. Il demone di una macchina, vero? L'anima di una macchina di là. Molto lontani da quei giorni. Ti ho sentito parlare di guai nelle terre dei Banuk. Parlavo così forte. Comincio a perdere l'udito coi versi di tutti quei longipedi. Ma hai sentito bene. Arrivo ora dallo squarcio. Stavo cercando scavi e frammenti migliori. E non hai trovato niente. Non coi Banuk che si lamentano di nuove macchine e anime parlanti e si lasciano congelare i borselli. Una rotta commerciale senza commercio è solo una rotta. C'è una rotta commerciale. Credevo che i Banuk fossero chiusi. Noi Oseram e i Banuk siamo vicini, in fondo. Cos'è? Qualche catena montuosa fra due amici? Ho fatto qualche conoscenza laggiù e sto ancora cercando di decollare dal ghiaccio, ma dicono che niente fa presa. Le superstizioni ridicole e le macchine impazzite non aiutano. Cosa sono queste nuove macchine e le anime? In realtà non ne ho idea. A giudicare dal numero di funerali Banuk, direi qualcosa da cui scappare. Non è nel mio stile. Beh, se riuscirai ad arrivare alla mia età, preferirai seguire i cacciatori del dominio. Fa pure caldo. Cosa sarebbe questo squarcio? Quando i Karja presero le armi e distrussero tutto al confine dei Banuk, si lasciarono alle spalle lo squarcio. Quindi un campo di battaglia. Come la valle fuori dalla Terra Sacra. Il passo montano a nord-est ti ci condurrà. È aperto agli stranieri temerari come te. Ma non aspettarti il benvenuto. Ma specialmente ora. Nuove macchine e anime parlanti. Ti ascolto. Ci avrei scommesso a guardarti. Non dire che non ti avevo avvisato. C'è una specie di sentiero nelle montagne a nord-est, oltre a quello che chiamiamo tumulo. Non puoi sbagliare. Vedrai che attraversa un villaggio dall'altra parte. Forse là qualcuno potrà darti una mano. Forse sì, forse no. Ti ringrazio. Sono sempre le acque a distruggere i ponti. Il mondo oltre la Terra Sacra. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa, chi sono gli assassini e come mi hanno visto tramite il suo focus. Chi è quella donna?
quella che mi assomiglia. E perché mi vogliono morta. Le tracce di Olin portano a Meridiana. Quando lo troverò, parlerà. E pagherà per le vite che ha rovinato. Thank you.
Meglio non farsi notare per ora. A suo modo è bello. Sta attenta, o rovinerai tutto. Come? Ognuno ha le sue ragioni. Forse tu uccidi perché sei costretta.
Lo capisco. Avevo un compare che frignava per ogni freccia andata a segno. Quando cacciavamo quei luridi banditi, aveva sempre gli occhi lucidi. Sei un cacciatore di uomini? Una specie di mercenario? Chiamami Neil. Ho scoperto che dove c'è tumulto, ci sono banditi. Se la prendono con gli innocenti, poi con i pochi rimasti e infine fra di loro. Perché aspettare? Potremmo collaborare e ucciderli. Che ne pensi? Io non ti conosco e non ho motivo di fidarmi di te. La fiducia è un dono raro, non credi? Sono un semplice viaggiatore con un arco preoccupato per queste terre e senza un compagno. Io non credo proprio che tu sia semplice. Ah, mettiamola così. Sei una bandita? Certo che no. Allora non devi temermi. Bene. Qualcuno deve impedirgli di fare del male. E lo faremo. Gli impediremo ogni cosa, tranne urlare un po'. Vai avanti, fai strada. Non vedo l'ora di vedere di cosa sei capace. Per l'attesa, ma le merci che entrano in città devono essere ispezionate. È un oltraggio. Siamo onesti cittadini. Quanto dobbiamo aspettare? Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Risedermi e aspettare che la roba marcisca? Credevo che Meridiana fosse aperta ai Carja. Noi non c'entriamo nulla.
nulla. Che cosa sta succedendo? Olin è qui, da qualche parte. E anche Erend, l'altro straniero con cui ho parlato la sera prima della prova. Erend ha detto che mi avrebbe presentato sua sorella a Meridiana. Ha detto che è il capo dell'avanguardia. Ho paura della loro stessa. Muoviti, non hai motivo di fermarti qui intorno. Se continua così, in un mese perderò tutto. Sono sempre i mercanti. Buona fortuna, la città è blindata in seguito all'omicidio. Stai ferma lì! A causa del recente attacco, nessuno straniero entra a Meridiana senza essere perquisito. Recente attacco? A che cosa ti riferisci? All'omicidio del capitano Ersa e delle sue avanguardie. Un agguato dei Cargi e delle ombre al passo del crinale rosso. Ersa? La sorella di Erend è morta. Come conosci il suo nome? Conosco Erend. Chiamalo, devo parlargli. Dubito che Erend, il nuovo capitano dell'avanguardia, un uomo in lutto, sprechi il suo tempo con una sporca straniera. Aloy! Ma allora sei viva! Credevo fossi morta. Fate largo, fate largo! Sei venuta a Meridiana solo per vedermi. Per caso hai bevuto? Non proprio, un po'. Allora, sei viva! Questa è... dobbiamo festeggiare, offro io. Dobbiamo parlare da soli. E vedi di riprenderti. Di qua. Quindi approva. Ovvio che approvo. D'ora in poi lei va e viene da questa città quanto le pare e piace. Agli ordini, signore. Ecco, soli, come mi hai chiesto. Che devi dirmi? Ho saputo di Ersa. Mi spiace. So che era speciale per te. Speciale per me? Speciale per tutti. Sapeva sempre cosa fare e dava ordini a tutti. Mi faceva rigare dritto. Ora dovrei prendere il suo posto. E invece eccomi qui, senza sapere che fare. Anch'io. Ho perso qualcuno. Alla prova, l'uomo che mi ha cresciuto. Si chiamava Rost. È terribile. Perché ogni volta che succede qualcosa di terribile, gli altri ti raccontano le loro disavventure come se rendesse il tutto più semplice? Già, perché? Comunque, c'era qualcosa di cui volevi parlarmi? Ho saputo di Ersa. Mi spiace. So che era speciale per te. Speciale per me? Speciale per tutti. Sapeva sempre cosa fare e dava ordini a tutti. Mi faceva rigare dritto. Ora dovrei prendere il suo posto. E invece eccomi qui, senza sapere che fare. Dall'ultima volta sono successe molte cose. La prova è stata assalita da un gruppo di assassini. Molti sono morti. Eravamo nel villaggio quando abbiamo sentito le esplosioni sulla montagna. Alcuni audaci sono tornati indietro, dicendo che molti erano morti. Non ho mai sentito dei lamenti come quelli che si sono levati dalla tua gente. Come sei sopravvissuta? Non importa come, importa che il bersaglio ero io. Bersaglio? Cosa intendi? Gli assassini erano lì per me. È stato Olin. Di che cosa stai parlando? Non ha alcun senso. Devo trovare Olin. Devo scoprire che cosa sa. Ma è un amico. No, è un traditore. Non so chi siano gli assassini o cosa vogliano, ma so che Olin sta lavorando con loro. Ma io... questo... Non mi serve che tu capisca, Erend. Devi soltanto portarmi da lui. Non è qui. È andato a cercare rottami e reliquie giorni fa. Può essere ovunque. Ci sono posti che frequenta, luoghi in cui si reca spesso. Una casa, qui a Meridiana. Ok, allora portamici. Devo ispezionarla. Immagino.
A patto che sia presente alle tue ricerche. Devo vedere la casa di Olin. Ora. Ok, ok, andiamo. Qui è pieno di persone che parlano insieme. Come fa uno a pensare? Io non penso. Bevo e basta. La ragazza è una... No. A quanto pare fanno entrare chiunque in questi giorni. Quella deve essere la Bibbia. Ottime merci e giusto pezzo. Sangue per il sangue. Vendetta per essa. Avad si nasconderà nel palazzo. Anno dopo anno, perché risparmi a chi ha schiavizzato, torturato e massacrato? Eren, non vuoi la vendetta più degli altri? Tua sorella è stata uccisa e nessuno la vendica. Un'altra parola, patetica e inutile, carogna. E ti sbatto in galera io stesso. Adesso sparite o vi prendo tutti a calci nel culo. Cosa voleva dire dell'omicidio di Ersa? Non ora. Ok, come facciamo a entrare? Oh, davvero delicato. Eccoci qui. Cerca di non rompere nulla. Oltre alla porta. Tutto questo per una persona. Avere conoscenze nella corte del Re Sole ripaga. L'angolo di questo tappeto è logoro e il pavimento consumato. Vediamo cosa c'è sotto. Quella come c'è arrivata qui? La domanda è come si fa a entrare. Senza una chiave non puoi. Quella è una botola di fattura Oseram. Nulla può scalfirla. Questo lo vedremo. Mettiti l'animo in pace, sto perdendo tempo. Sembra un ritratto della famiglia di Olin. Parecchio metallo. Forse è quello che mi serve. Sembra grossa e pesante. Farebbe grossi danni se cadesse. Diamole una spintarella. Sbaglio o avevo detto di non rompere nulla?
Sembra che Olin tenesse un diario. Olin? So che sa leggere i contratti, ma non lo definirei un poeta. Non ho più dubbi. Olin sapeva che era un bersaglio. Servici e vibranno. Ribellati e gli taglierò la gola e lascerò i loro corpi a essiccare al sole. Hanno preso sua moglie e suo figlio. Chi? Chi è stato? Gli assassini. Se non obbediva, avrebbero ucciso la sua famiglia. Una mappa. I glifi mostrano i luoghi che ha visitato. Ecco la tua prova. Leggi l'ultima pagina. Scrive del nostro incontro e dell'ordine di uccidermi. Si è definito un amico. È un lurido traditore. Come fai a conoscere i glifi? E tutte queste cose che vedi, come ci riesci? Il focus mi svela l'invisibile. E il focus di Olin fa lo stesso? Il dispositivo è il solito. Ma in qualche modo Olin e gli assassini possono comunicare con i loro focus a distanza. E vedere attraverso i focus degli altri. Come guardare con gli occhi di qualcun altro. È così che gli assassini ti hanno visto? Tramite Olin? Sì, per quel che ne so. Ora che so dove trovare Olin, dovrei procedere. Tu da sola, sicura? Ci penso io. Sono più veloce da sola. Aspetta. Se quel dispositivo ti svela l'invisibile... Levati di mezzo, Erend. Ti prego, devi aiutarmi, Aloy. Devo sapere chi ha ucciso Ersa. Non l'esercito dei Cargia delle Ombre, questo lo so già. Ma chi sono i soldati colpevoli? Mi spiace per tua sorella, ma è la tua guerra, non la mia. Non fingere che non ti riguardi. Sei venuta qui per dare la caccia a chi ti ha quasi ucciso e ha massacrato la tua gente. Perché tu meriti giustizia e io no? Ascolta, andrò al passo del crinale rosso, dove è stato trovato il corpo di Ersa. Ti aspetterò lì. Mi serve solo qualche minuto del tuo focus. Non farmi implorare. Passo del crinale rosso, dici? Vedo cosa posso fare. Questo posto... non ho mai sentito un odore simile. È forse qualche sorta di spezia. Sei una straniera. Nora, da quello che vedo. E scommetto che cacci anche macchine. Faccio quel che devo. Beh, lascia che ti dia un consiglio. Lascia perdere la loggia. Se non sei un Cargia, non sperare di far strada. Cos'ha che non va alla loggia di preciso? Nulla, se ti piacciono i bigotti. A Ban-Hur ho la fama di cacciatore esperto. Così ho deciso di propormi alla loggia. Credevo fosse semplice cacciare macchine, scalare i ranghi. Ma non è così. È fatta in modo che i Cargia siano sempre in cima. Non mi serve l'approvazione di quei damerini. Me ne vado. Quindi devi essere un Cargia per unirti alla loggia? No, accettano le altre tribù. Ma hanno regole per impedire agli stranieri di scalare i ranghi. Quando il re Sole Avad è salito al trono, ha promesso una nuova era, una meridiana aperta. Menzogne. Certo, partecipi al banchetto, ma non toccherai cibo. Qualcuno dovrà smuovere la situazione nella loggia. Forse, ma non spetta a me. Se decidi di andare,
Assicurati di lasciargli un bel vecchio marchio d'addio Banuk, in mio onore. Un marchio d'addio Banuk? E cioè? Pisciagli a terra. Possibilmente in un posto dove non lo scopriranno finché non sarà rancido. Mi serve un attimo. Oggi il lavoro non finisce mai. Sì, mi sembri capace. Potresti farcela. Vieni qui. Aiutarmi! Sei quella di cui parlano le avanguardie. Trovi criminali e traditori con la seconda vista. Se la usassi per aiutarmi, un ladro ha rubato la spada di mio fratello a casa mia. Parlami del furto. Voglio i particolari. Uno sfrontato e un professionista. Ha preso solo la spada, il mio bene più prezioso. È scappato dalla finestra spaventando a morte il mio servitore. Sarebbe stata una fuga perfetta. Perché rubare proprio la spada? Non ha prezzo. È ricavata dalle corna brunite di un cornaguzze, intarsi raffinati, gemme incastonate in tutta... Va bene, ho capito. Scusami, non è questo che è importante. Il 12° Re Sole la diede a mio fratello per i suoi servizi. Morì nella battaglia per la liberazione. La tenevo per mio nipote, che è bloccato a tramonto con i Kharja delle Ombre. Com'è finito tuo nipote a tramonto? Gran parte del clero appoggiava il Re Sole Folle. Quando è caduto, sono dovuti scappare via. Come guardia d'onore di un sacerdote, mio nipote è scappato con lui. Scomparso mio fratello e mio nipote l'erede. E quella spada gli appartiene. Con quello che ha passato non riuscirei a guardarlo in faccia se non la recuperassi. Vedo cosa posso fare con questo furto. Parla pure col mio servitore. Ha visto il ladro. Ascolta, a me importa solo della spada. Meridiana e la mia famiglia, ovviamente, hanno già visto troppa violenza. Se la riavrò, sarà tutto perdonato, niente vendette. Sono contento di essermi fermata. Ho solo una merce migliore. Guarda se stessa. Compra quello. Non dimenticare di fare scorta prima di partire. Sempre a creare guai. Voglio quello che immaginavo da ragazzo. Il fratello si attacca a me. Ci ha fatto problemi a uccidere il padre. Me lo tengo per il cammino.
nascosti. Il spettacolo era migliore la settimana scorsa. Lasciami in pace, straniera. Non mi serve un mercenario, ma un miracolo. Devo sapere chi ha ucciso i miei uomini. Sono brava con gli indizi. Posso aiutarti? Che è successo? Omicidio di massa. Ecco. 5 guardie notturne macellate come bestie nella cava. 5 uomini uccisi? Come? Non lo so. Uno era mio amico da prima della liberazione. Abbiamo lavorato in questa cava come schiavi del re folle. Lui sapeva difendersi. Le bestie che hanno fatto questo devono essere silenziose o numerose. Saranno state le macchine. E come? La cava è protetta. Non ho mai visto uno smeriglio fare niente del genere. Per caso hai notato qualcosa di insolito di recente? Beh, vediamo. Oh, certo. Corpi impilati, litri di sangue. Oh, scusa, sono nervoso. È un po' scioccato. No, niente di strano, beh, tranne che abbiamo provocato qualche esplosione. E Saravad ha detto... Nah, è ridicolo. Cosa ha detto esattamente Saravad? Ah, niente. Blaterava di un cumulo di rocce là fuori. Diceva di non averle mai viste. Gli ho detto che questa è una cava, dove si spostano rocce tutto il giorno. Le rocce che si spostano non sono novità, idiota. Darò un'occhiata intorno alla cava. Se ti è utile. È un po' frivolo, no? Ho visto di meglio. Mi servirà presto. Thank you.